Ciao Davide, spero tutto bene. Complimenti per la vittoria di ieri. Come stai? Bene, dai, speriamo di riprendere al meglio, dai. Ma tu ti riprendi, adesso devi pensare ai campionati italiani. Comunque oggi ti tiro un pacco, mi devi dire di che scarpa si tratta, quanto pesa e soprattutto quali sono le caratteristiche, ma ti faccio anche correre sul tapis roulant. Va bene, dai. Ci Lancia senti? Pure, vai. C'è un po' di vento, te lo sto per buttare via. Oggi è abbastanza complesso perché c'è il vento, il coniglio e effettivamente siamo... Molto fresco, ma fa anche, l'aria non è per niente calda. Ma di che marchio stiamo parlando? Topo. Ho provato ultimamente vari modelli, mi sta piacendo come marchio, soprattutto per la sua idea minimalista. Adesso vediamo di che modello si tratta. Non farti mordere il piede dal coniglio. Questa è interessante. Ma quanto pesa? Peso direi pochissimo, penso sui 180, non so, no, anche di meno. Vediamo quanto pesa, ma drop 0 o drop 5? No, drop 0 direi proprio bella, bella bassa come scarpa. È la scarpa minimalista, si chiama ST5 e sono curioso della tua prima impressione. Oggi non la testiamo sul giardino, ma sul tapis roulant. Comunque la prima impressione per gli amanti del minimal e del zero drop, cavolo, è proprio super, super flessibile e allo stesso tempo però comunque c'è un po' di mescola di sostegno proprio base, però rispetto a tutte le caratteristiche di una scarpa zero drop super minimalista. Dai, facciamo una pausa e poi dopo la testiamo sul tapis roulant e andiamo a prenderci un coffee. Va bene, dai, a dopo. Prima di vedere l'opinione di Davide, ecco comunque le caratteristiche di questa scarpa. La scarpa pesa 193 grammi, ha effettivamente un drop zero rispetto al modello precedente, l'ST4, è diminuita di 2 mm, quindi l'altezza dal suolo è solamente di 14 mm e di conseguenza sentirete effettivamente, l'abbiamo provata sul tapis roulant qualche minuto fa, un contatto al terreno davvero eccezionale. La scarpa è super flessibile e al tempo stesso utilizza una soletta Ortholite che dà una sensazione di ammortizzazione discreta. Ovviamente stiamo parlando di una scarpa minimalista, adesso però sentiamo il parere di Davide. Ma allora, una scarpa comunque bella aggressiva, nel senso che è molto minimalista, zero drop, e diciamo che ti fa sentire sicuramente bene il terreno, tutti i suoi punti di vista. Ovvio, non la consiglio sicuramente a chi comunque come me parte da scarpe comunque con drop alti che rilassano i polpacci, però sicuramente inserire una scarpa di questo tipo che va, diciamo, a migliorare l'economia del gesto e a rafforzare tutta la parte tendinea, comunque aiuta sicuramente. Se partite come me che comunque usate scarpe con drop più alto, partirei per gradi, quindi partirei dalla Atmos, che comunque ha un drop più basso rispetto a tutte le altre scarpe ed è molto protettiva. Poi successivamente passerei all'altro modello, che comunque c'è il drop ancora più basso, ma rispetto a questo modello qua è comunque più protettivo, e poi infine andrei sull'ST5, che comunque è la scarpa più minimalista, con tutte le caratteristiche di una scarpa minimalista, con la flessibilità al massimo e zero drop e poca protezione di intersuola. Cosa ne pensi della tomaia e dell'allacciatura? Tomaia abbastanza traspirante, molto confortevole e soffice, con grande spazio nell'avampiede. Secondo me davanti qua è più morbido e non dà problemi di sfregamenti o comunque di contatto che ho avuto con altri modelli Topo, che le ho trovate dure davanti e dopo un po' il piede che tendeva leggermente ad andare in avanti toccava dentro e dava un po' fastidio. Allacciatura particolare? L'allacciatura sì, particolare, con dei nastri tondi che comunque ti permettono di fare un discreto nodo senza avere problemi di slacciatura. La linguetta comunque va a tirare tutta la parte davanti e ti sostiene bene tutto il collo del piede,
è imbottita il giusto, ma nei punti giusti, soprattutto nella zona alta della linguetta a contatto con la caviglia. Invece, come hai visto l'intersuola che utilizza il classico zip foam, ma al tempo stesso sembra morbidina. Sì, l'intersuola, ovvio, è una scarpa minimalista, non c'è grande quantità di materiale, però comunque non è durissima, ma è abbastanza morbidina, l'ho sentita comunque abbastanza reattiva sul tapis, e comunque nel complesso è comunque una scarpa, direi, neutra, stabile e comunque anche con un battistrada che ti permette di, nei cambi di direzione, di non aver problemi di trazione. E invece, come hai visto la conchiglia, che è assolutamente morbida e quindi potrebbe dare un sollievo al tendine? Sì, la conchiglia si flette praticamente tutta e anche comunque imbottita nei punti giusti, si piega anche internamente e ti permette sicuramente di rilassare tutta la zona dietro del tendine e allo stesso tempo darti comunque un comfort senza avere problemi di sfregamento. A livello di soletta Ortholite, che sensazione ti ha dato e ti è piaciuta? Sì, la soletta è comunque abbastanza morbida, nel complesso va a migliorare un po' la morbidezza generale della scarpa, è comunque estraibile. Invece a livello di battistrada, come l'hai visto, chiaramente è un po' diverso, ha una gomma più importante rispetto invece agli altri modelli di casa Topo. Cosa ne pensi? Il battistrada comunque tiene bene nei cambi di direzione, ci sono secondo me due tipi di materiale, quello più nero, comunque grigio scuro, è più, diciamo, più durevole, infatti è messo nei punti di contatto del piede, mentre nella zona mediale abbiamo tutta la parte dell'intersuola in vista, che però allo stesso tempo è comunque tacchettata, quindi ti permette di avere molto grip nei cambi di direzione, e anche la zona del tallone comunque c'è un po' di materiale che sostiene e dà trazione alla vostra corsa. La sensazione è che possano entrare dei sassi all'interno della scarpa stessa nel caso in cui effettivamente corriate in pista bianca? Sì, nei pezzettini davanti ci sono i tacchetti con un forellino in mezzo, magari se correte su sterrato un po' di sassolini piccoli si potrebbero incastrare, però poi non avendo il classico buco in mezzo nella parte mediale, lì invece andate sul sicuro, lì non si incastra niente. Secondo te a chi è adatta questa scarpa e a chi la raccomandi? Allora, è adatta sicuramente a runner che non pesano molto, ma più che guardare questo fattore andrei a guardare il fatto che comunque bisogna abituarsi ad usare queste scarpe, inserirle gradualmente nella vostra rotazione scarpe settimanale, passare per gradi come gli esempi che abbiamo fatto prima, e eviterei, se fossi in voi, se avete problemi ai tendini, caviglie, problemi metatarsali, se volete provarle andrei comunque per gradi. Credo che comunque sia una scarpa per chi volesse correre in maniera piacevole e migliorare la propria tecnica di corsa, la suggerirei di fatto soltanto per correre o lentamente oppure per fare degli allunghi, in modo tale con il vostro allenatore di poter valutare come migliorare la tecnica di corsa, e secondo me è una scarpa ovviamente per pochi, chiaramente la suggerisco solamente in maniera graduale. Non abusatene e fate le cose per step senza farvi male. Va bene, grazie Davide, ci vediamo alla prossima, nel frattempo stay strong, keep running. Ciao a tutti!